Benvenuti nell'Olimpo VGF. Questi sono i miei dei. E io sono il potentissimo Zeus. Seguiteci nelle avventure divine dei VGF imperiali. Ah, mi sollazza il cristallo. Non mi piace questa giornata qua nell'Olimpo. Andate nelle vostre case, forza, via dalle palle, brutti luridi che non siete altro. No, Ark, ma come ti permetti a mandarmi via? Ma sai che sono io? Ma che cazzo stai dicendo? Certo che so chi sei tu. Tu sei... Ade. Sì, sono sì. Io, Ade, sono ordinato. Ma io sono Zeus, il re di tutti gli dei dell'Olimpio. Olimpo. Sei anche mio padre, effettivamente. Ah, sì? Non lo sapevo. Forse questa sì. Cosa sta diventando troppo istruttiva. Smettiamola immediatamente. Sì, assolutamente. Tu sei il dio delle mie balle. E io sono il dio delle mie balle anche a mia volta. Siamo nell'Olimpo sì. E ognuno di noi ha una meravigliosa casa dove può abitare un tempio, no? E anche dei sì. Fantastici poteri esaltanti. Gli umani sono proprio inferiori al mio potere. Smetti di volare un po'. Scusa. Nel mio tempio. Che scusa. Non ho capito che cazzo pensi di essere. Ah! No! Scusa, scusa. Oh, sono Zeus. Oh! Ho salutito. Ma ti prendo a schiaffi, ti tiro le dita nel naso, le faccio uscire dalle orecchie. Oh! Scusami, perdono Zeus. Guarda, non sei mica solo tu che hai i potenzi, eh. Scusami. I miei potenzi sono molto più superiori a te. Ho ammazzato qualcosa. Mi perdoni. Cosa ho ammazzato? No. Ma bastardo, mi hai fatto ammazzare i miei pesci. Il pesce che era mio, col mio nome. Ma stai zitto, esatto, questi qua sono i pesci con i vostri nomi che io mi tengo. Perché io qua voglio vivere agiato. E allora ho fatto dei pesci nella mia cosa per sollazzarmi. Allora io cosa faccio quando voglio? Mi faccio mangiucchiare le pellicole morte qua, così. Ma te li ha dati quel perfetto di Poseidone? Poseidone me le ha date, Poseidone. Che schifo. Che è Poseidone, eh? Ed è, lo vedrai, dai, lo sai. Lo vedrò, è. Non me lo ricordo, che mi ricordo i vostri nomi. Quello più in basso, quello brutto. Quello brutto, come la morte, brutto. Sì, no, la morte, Arg, sono io. Calmati. Aia. Vuoi vedere il mio tempio già che siamo qua e non te ne vuoi andare? Ho voglia! Bene, te lo faccio vedere volentieri prima di dilettarci ad andare alle case degli altri dei. E poi, oggi, grande giornata perché vi è il famigerato torneo tra dei. Non so se lo sai. Che era? Cioè, hai una brutta tosse, Ade? No, è la risposta malefica. Mamma mia, sei proprio come un piede nella fossa. Qui, come puoi vedere, ci sono io con la mia muscolatura potente che ho io. Ma... che vuoi? Sono uguale? Che cazzo vuoi? Sono uguale? Sì, uguale! Uguale, cioè, anche un la po' barba, più. Però. Vabbè, la barba ce l'ho, ma è poco influente. Però le muscolazzi, io metto qua, pum pum, pum pum, così. Ma questo va, è un pum. Sacco per... Aia, ma fermati, basta! Poi, se vuoi vedere qua, c'è dove io faccio il bagno. E cago. Oh mio Dio, questo è il water di Zeus. Il water di Zeus. E questa ma è la vasca. Chissà che cacate tonanti già sì. Sta subito. Quando vado qua fa succede. Ma porti carestia nel mondo quando la fai. Che pazzia. Poi mi lavo anche. Giustamente non tanto tesoro, spesso c'è. Però, E poi è il mio trono meraviglioso. Qua c'è il mio angolo musicale dove mi diletto a ottenere mance. Per la bellezza dei miei componimenti, ma se vuoi. Zeus, tu sei infinitamente ricco. Vabbè, però mi piace ottenere mance per il gusto di. Posso esibirmi per te? Sì, non ho la mancia, però fammi vedere pure. Vabbè. Mi metto, eh. Oh Zeus, tu lucidi le palle. Zeus, tu lucidi i coglion. Ma secondo te come fulmini? Per forza, anche solo che l'hai pensato. Non l'ho detto. Bello, comunque, poi più in qui puoi vedere che c'è dell'altro. Qua c'è il posto dove io, quando voglio smettere di essere il tonante Zeus, allora mi denudo e torno a essere Lion. Ti faccio vedere come funziona, Ok, vediamo. Ah, Lion. Sei inferiore. Però adesso io mi ricordo che tu hai affermato questo. No, mi scusi, non è vero. E faccio così. No, ti prego, muoio se è così. E ti faccio del male, capito? Non lo farei mai più. Poi, scusa. Ultima cosa, questa qui, come nei miti e nelle leggende, c'è nella mia colonna delle belle poesie che io mi faccio dedicare da chi arriva. Quindi se vuoi mettere anche tu un cartello, puoi dedicarmi una poesia. Per esempio, quasi. Che ho il fulmine più grosso, che la mia potenza fa tremare il cielo, che è muscoloso e affascinante io, e altre. Protettore della pace,
duro più duro del mondo? Vediamo cosa mi dedichi tu, mi raccomando, eh? Mamma mia, che presa il tuo tono è troppo lungo. Però è un po' simile a quella del fulmine più grosso. Però va bene. Vabbè, c'ha entrambe le caratteristiche, ti ho detto. Grazie, così. Comunque lo apprezzo molto. Sì. Direi che si è fatta una certa. Io andrei a vedere nelle case degli altri dei cosa stanno facendo. No, oddio. Aspetta. Non ci puoi credere cosa ho appena fatto, fratello. Non ci puoi credere. Sei cagato addosso? No, ho appena mandato un tipo all'inferno. Non puoi capire perché. Oh mio Dio. Perché hai mandato una persona all'inferno? Perché non ha comprato. Sì. Il Lionel. Oh mio Cristo Dio. È impossibile. Li ha comprati tutti. No, ragazzi, non fate come lui, che poi arriva a 5 e vi manda all'inferno. Assicuratevi di andare in paradiso comprando in edicola i nuovissimi Lioncelli, le nostre statuette 3D meravigliose, divine, sono divine. Ci sono anche quelle rare. Rare, dorate, oppure glow in the dark, oppure negative, al contrario, bellissime di tutti noi. Ma vi ingriferanno, Andatevi subito a comprare in edicola. Adesso però torniamo in noi, ok? Andiamo in una delle case. Io andrei prima nella casa. Guarda, c'è lì Atena che ci sta guardando. Oh, che idea è? Anna. No, ma che cosa fa? Rompe le palle, come no, Anna. No, non è così. Come no? Atena, la dea della saggezza. Allora ne sa troppe. No, rompe le palle e basta. Ciao. Ma buon salve, ma benvenuti nella mia umile e come molto si atteggia? Intelligente dimora. Ti atteggia? Un po' la puzza sotto il naso. Fai vedere che allora, poteri hai prima di tutto, che ci interessa quello. Certamente. Sei vestita di pollo fritto? Sono intangibile, intangibile anche alle tue offese. Non me ne frega un accidente di quello che è vero, dici. Vedi come è intangibile. Hai visto? È proprio intangibile. E se proprio mi rompi le balle, sì? Io faccio così. Vabbè. No. Vabbè, tanto è Ade, l'ho rispedito giù dove stava lui, no? Vabbè, proposito, bello. Come vedi. Però mi devi far parlare, non puoi parlare tu in questa maniera. Ricordati chi è il king dell'Ideus, cioè. E lì Zeus. Che devo sistemare un po' di cose, ma aspetterò un secondo. No, perché io sono il king degli Deus. Tu vuoi dire che Atena è più importante di Zeus? No, ma c'ho un po' di gossip da condividere con voi, perché non ci avete capito niente. Noi non ci abbiamo capito niente di Dei. Vuoi gossip? Dai, vuoi dice, gossip. Spara fuori, però se ti fermo stai zitto. Innanzitutto, io sono la tua figlia prediletta. La mia figlia prediletta, capito? Prediletta. Mi sa che munnezza erano gli altri, di poi. Ade è tuo fratello. Sei mio fratello, pezzo di merda. Incredibile, ma io non l'avrei mai. Poi Seidone è l'altro tuo fratello. No, che merda, che schifo. Poi ci abbiamo di là, vedi che c'è Dioniso là. Quella munnezza, ecco. Alex. È figlio suo. No, no! Coglio. L'ho adottato. È uguale, suo. L'hai partorito, te lo dico io. È uscito inside Uranus. No, non c'è Eros. Che schifo. Cupido, Eros, Cupido. È figlio, insomma, vabbè. Di tutti. È figlio della Munè. È un po' dai, gente. Nessuno è importante. È la madre, io lo sapevo che andava con tutti, su madre. Dite, non gli dico così che ci rimane male. È puttana, No! Allora, va bene, grazie per il gossip, brother. Chi è più forte? Voglio sapere chi è più forte. Zeus è più forte, ovviamente. Ma dipende da. No, non dipende una minchia. No, stai zitto. Dai, scusa. No. Allora, vediamo la tua casetta, va bene? Questo è il tuo spadino da Atena, il tuo arco e flecchie. Perché io sono anche la dea della guerra strategica. Ah, buonissimo. E poi fai le pozioni. Sì, mi piace intrullazzare e farmi il vinello da sola. Ah, ecco. E ti piacciono i porci? Com'è mai questa no. cosa? No. Questi sono i miei maiali sapienti. E questo è quanti... che c'era scritto in qualche roba epica questo. Ma girato un giorno così. Se sono stupidi vanno a fondo. In quel caso li accoppo. Ma vedi, questi tutti galleggiano. Quello te ne ho trasformazzato. Bello. Il mio maiale sapiente. Deus ne sa troppe comunque. È vero. E qui c'è il tuo salottino sapiente, dove guardi i programmi di Alberto Angela, Ma certamente è il mio preferito lui. Va bene, allora ci vediamo giù all'arena Massima, perché dobbiamo fare il torneo di oggi tra dei. È importante. Va bene, ci vediamo. Andiamo, brother. Andiamo da a vedere andiamo altro. Adesso andrei da quello là di fronte. Diosino. Dio chi? Dioniso, è il figlio suo. No, che nome è strano. Non mi ricordo che si chiamasse così, Ciao figlio. Tuo figlio è questo. Questa è roba che è uscita dalle palle tue, Mamma mia, che brutta schifezza, Allora, come che ti chiami tu? Vita. Io sono Dionisio, il dio del vino. È fastidiosello un po', Mamma mia, perché l'ho fatto io. Sai che sei figlio suo, tu? Lo so, ciao papà. Chiamalo bambino.
Porca troia! Oh, zitto! Porca puttana, zitto! Guarda il muro, guarda il muro! Oddio, oddio! Fratello, incivile, indecente! Io sono uscito dalla patasca, de mamma! Tu sei uscito dal culo! Non è vero! Vieni con me, Zeus! Ti porto nella mia umile dimora! Chiamalo prima bambino adorato e dagli un bacio dietro! Oh. Dai papà, dai. Dai, tu fai uguale anche se lui non reagisce. Ciao papà, bacino. Dai via. Papà è cattivissimo. Ho detto babbino adorato, lo devi chiamare. Babbino adorato, ciao babbino. Perché sto Bacialo più volte. No, vai via. Oh, è tuo figlio, eh. È tuo figlio. Non ti voglio. Basta. È maltrattamento su un minore questo. Non sei minore, sei solo meno di tutti gli altri. Senti, fammi vedere sta munnezza, va. Allora, questo è il mio vigneto sacro. Però neanche tu vuoi entrare perché si rovina. Che dici? Io sono Zeus. Lo so, però questo è il vigneto sacro. Poi non si prenda le tue feste col vino mio. Ma io sono Zeus, posso andare dovunque. Esattamente, vai ovunque. No, no, non ci voglio andare più, mi sento insultato, guarda. Sai cosa faccio per... Ti butto una bombetta santa. Non l'hai buttata. Non l'ho buttata, ma dovrei. No, non buttarla, Zeus, ti prego. Ti faccio dono del mio vino d'uva di vino. Oh, qua ridono coglionazzi che non ci sono. Ehi! Ma perché lei è sapiente, onnisciente? C'è lei se ne da fanculo. Silenzio. Però mi raccomando, non devi dirlo ad Atena che questa arriva qua. Atena sbevucchia, Vabbè, me ne prendo uno, giusto uno. Succo d'uva. Prenda di quello vino. Che vuole, lei può prendere quello che vuole. Anche la vodka favolosa. Però mi raccomando, chi entra nella mia dimora deve dare un bacino ad Alberto. Chi è Alberto? È l'albero. No, io ti giuro che non l'ho fatto così. Oh, io ti giuro che era meglio prima. Hai fatto tu, eh? No, 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 giuro. E qualcuno io gli metto una bombella lì. No, Alberto, no, neanche ne ho. No, ma zitto, soffri. No, non mi frega nulla, te lo meriti, eh. Bombella zeusica. No, no. Andiamo, fratello, andiamo. Andiamo, su chi andiamo adesso? Ci dovremmo vedere all'arena. Va bene, giusto qua e arrivo. Andiamo qua sotto, chi c'è qua sotto? Ah, qua c'è Cupido. Cupido? Sicuramente, sì, andiamo. Però non mi sta tanto simpatico quello. No, quello vuole amare. Oh, era invisibile, ti stavo seguendo. Mamma mia, che impressione, volevi toccarmi? E t'ho già toccato ma non te ne sei accorto. Oh, ricordati che io sono il re degli dèi, E non posso toccarti. Direi di no, direi di no. Ma sei bellissimo. Ah, malissimo quel fulmine. Allora, buongiorno Cupido. Vuoi entrare in casa mia? Vorrei. Allora, lei è sempre il benvenuto, mio amorevole Zeus, mi segua. Non sono amorevole, sono rispettabile e timorabile. Timoroso. Timoroso no, sono tu, lui è timoroso. Terribile. Terribile. Rispettabile, terribile e amorevole, Zeus. Vabbè, amorevole un poco, dai. Ma ti faccio vedere la casa mia che è fatta solo d'amore, eh. Allora, la prima cosa... Non quella questa è il mio televisione divano di merda, che cazzo è? Del tuo nonno. Sì, questa è la televisione che... Sì, tu è Zeus, capito? Era orribile. Aspetta, la butto dalle nubi. No, dai, ti prego. Dai agli umani. Esatto, concediamola agli umani così che diventino rincoglioniti e guardino questo apparecchio per sempre. No, è morto uno. L'ho visto adesso, è dato all'inferno, l'hai buttato di testa uno, mi sa. È svenuto. Non aveva comprato probabilmente i lioncelli, Cico, eh. Ha fatto bene, allora. Oh, seguimi qua. Faccio questi qua. Sono i miei strumenti dell'amore che utilizzo tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Cavolo, ce n'è per tutti i gusti. Hai visto? Tutti i gusti. E sono molto importanti perché, cioè, io mi diletto, no, con questi strumenti. Ok, vabbè, non voglio sapere di più. Vabbè. Qua poi... stai mescendo pozioni d'amore. Esattamente, bello. Io con le mie frecce poi faccio... Sì. No, non tirarla a me però che... Adesso lui adesso si innamorerà di qualcuno. Ecco, freccia questo cono lunghissimo. Ok. Hai visto? Oh, funziona? Dio. Oh, wow. Però mi sa che hai preso questa mattonella, quindi... È così lungo questo porto di mattonella. Oddio. Qua. Ecco, ora è giusto. Oh mio Dio, devo prendere questa mattonella immediatamente. No, ecco. Ormai sono innamorato. Vabbè, di questa. Non me ne frega, andiamo. Oh, sì. No, ma sono venuto via del pavimento. Va bene, Ade vorrà scoparsi una mattonella adesso. No! A poi... Che cos'è questo? Poi, questa è la pelle di... La pelle di palle di... la pelle di palle! La palla di pelle di pollo che ho rubato da pelle figlio da pollo.
Perché? Cosa mi... perché in pratica, no? I polli la amano. E quindi io devo far innamorare i polli utilizzando questa palla di pelle di pollo. Sembra un cappellone enorme, pollo. Comunque. Allora, beh, e poi non solo. È molto bella perché posso sguazzarci no, dentro. No. Questo no, è il potere no. tuo. Diventi invisibile. Divento invisibile è e entrabile. Divento anche... Esattamente. Questa intangibilità è molto inflazionata. Da per terra e ti tocco un po'. Non ti vedo. Ah, che schifo. No. Basta, non poi... hai i raggi della morte. No, no. Poi la cosa molto più bella che faccio è far innamorare gli animali. Ad esempio, no? Queste mucche. Sì. Tac, tac. E figli, adesso figliano un po'. Non lo stanno facendo, eh. E devono figliare in fretta perché io voglio fare... hanno figliato. No, non vedo il figlio io, eh. Cioè, guarda. Ah, lui è piccolo. Aia. Scusa. No, perché... Scusa. No, dai, non toccare le mie mucche. No. Ecco. Ah, ma io ci sono la mamma. Vabbè, qua fai figliare anche gli altri e animali. I gatti, esattamente. Vabbè, mi sono stancato di guardare. Senti, va bene. Siccome oggi c'è il gran torneo tra dei, sei invitato anche tu all'arena giù. Ah, vado subito, fratello. Fratello, oh, stai... oh, tu sei di Amattonello, oh mio Dio, la mia idea, Amattonello, oh mio Dio. Oh, ma stai, mi stai sovrapponendo a un amatore. Spostati un po' in fretta. Tu sei mio fratello. Spostati in fretta. No, non possiamo. No, oh, no, no, è indistruttibile, aspetta che ci metto. No, non voglio. No. Dammela a me, te la tengo io. Va bene, in tasca mio fratello, non tradirmi. La diamo agli umani. Non puoi buttare, Amattonello. Fatelo passare, è un amore che non era destinato. Adesso andiamo a casa mia, che devo prendere una cosa. Vabbè, no, a casa tua ci sono già stato. Vabbè, allora rivienici. Ma ci sono delle immagini poco veritiere di te come un figo lì che non sei. Ma io sono tuo fratello, devo essere un minimo figo. Sì, un minimo però. Fammi sentire un assolo di batteria. Siamo dei... No, senza cantare, solo... però... Palle in bocca, 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 palle in bocca a tutti quanti tranne Laio e Cico. Palle in bocca ad Alex e basta. Che bel duo che siamo, eh. Tu con il piano, io con la basso. No. Ma ti piace anche ballare, vedo. Ma certo, fratello, questo è Just Dance divino. Pronto? Sì. Palle in bocca. Palle in bocca ad Alex. Succhia le palle. È mio figlio. Se ti chiami Alex, no. Lo so. È parte del problema che sia tuo figlio, per te. Vabbè, non è colpa mia, è spuntato. Oh, e poi qua cos'hai? Piacere nel melare? Oh! Questa è la mela della discordia, come tutti sanno, no? Il pomo. No, quello è di un'altra religione, mi sa. Anna? Pomo, coglione, della mallina. Non c'entra niente, Ade. Non c'entri niente, tu. Cosa c'entri tu? Mi sono appropriato. Te sei fottuto il pomo qua e non... Sì, ero a corto di caratterizzazione. E non avevi nulla, era inutile come la munnezza. E hai preso il pomo. Le vendo 1 euro. Ah, pure, vendi i pomi ai poveri, perché sono mal faccio. Ma che schifo, sei un bastardo. Sì. Vabbè, andiamo, dai, che dobbiamo invitare. Anche tu, giustamente, comunque sei invitato stasera al grande riunione. Da una casa qui, la casa di Posidone. È questa. Ok, andiamo. Ma stavo andando. Ah, pensavo stessi andando subito a fare festa. Ma non è una festa, è un torneo. Vabbè, è un po' festa, picchiarsi. Sì, è vero. Ma cosa ci fa il mio fratellino Zeus al cospetto del signore dei mari? Questo è Garen. Di League of Legends. Non è mai Garen. Oh, fatto rispetto al tridente, è un segno di forza. Anche Garen. Dai, siete invitati a casa, entrate. Va bene, Garen. Quello che non invitiamo a una sala. Cos'è che vuoi, scusa? Lui è quello che non invitiamo. Però non devi parlarmi addosso. Devi stare zitto e contro il muro, fratello. È vero. Ricordati che i nostri genitori non ti amavano. No, a lui non amavano. Allora, Garen. Non amavano, sì, signore. Che cosa fai tu? Qui. Allora, io di solito faccio il re dei mari. Qua mi metto a pesca, ma sfortunatamente i laghi non mi obbediscono come gli oceani. Ho capito. Quello guarda sei tu qui. Che peschi nel... Sì, guarda, ho ritrovato questo. Questo è il miglior oggetto che ho trovato. Pesce. Pesce gatto. Crudo. Buono. Buono, poi ti faccio vedere la mia attività segreta. È che vostro vuoi? Fratello, eh? Un'altra volta! Che fa? Che schifo! Oh mio Dio! Me l'ho appena dimenticato! No, mi sei mancato tanto questi Smoco anni! Smocco in terra! No, cos'è quella? Una bomba zeusica. No, ti prego, no, ti prego!
No, non ti pesci sua. Bro, è il mio mercato. Scusa, no. Rimetti a posto, fratello. Bene, cioè è rimasto solo questo. Qua io mi metto e vendo i pesciolini agli altri dei. Ti piace il mio guadagno? Qualcuno ha lasciato un biglietto. Ma che biglietto? Il tuo pesce fa schifo come te. Ma sei stato tu a lasciarlo? No, fratello, sei stato tu, fratello. No. Questa famiglia schifo. Comunque è troppo allargata. Ma anche male è allargata. Aggiusta. Ma che Zeus vada pulito suo fratello minore. Ti giusto io. No, ti prego. Vedi di aggiustarti sta casa di merda, eh. Sì, signore. Guarda, tutto rotto. Questo è un tuo ricordo cinematografico? Questo sono io, guarda che ritratto. Questo è il premio migliore che io abbia mai ricevuto in questi anni dai pesciolini. Bello. Dormi qui? Sì, e beh? Fai schifo. Ma perché non ti piace? È comodo, prova a sdraiarti. Oh, ma nostro fratello mi sembra trattato peggio di noi. Come ma perché mi sa che non è veramente fratello nostro, io non lo voglio, dai. Tu sei re di tutto. Cambia posso le cose. Cambiare le cose, dici certo. Lo rendo fratello di Alex, magari. Sei super dio. No. Oh. Sarebbe mio figlio che lui poi, no? È vero. Signor Zeus, lei era con me in ospedale quando sono nato. Che schifo. A sperare che tu non venissi fuori, non so. Senti, bella la sedia, questa. Ti piace? Ogni tanto vi siete qua e mi pizzica tutto. Bello. Senti, siccome oggi c'è il gran torneo, sei invitato anche tu. Per serio? Sì, è lì sotto. Vieni, guarda. Va bene. Beh, allora andiamoci a incontrare a tutti gli dei qua al tempio del gran torneo. A questo punto, no? Bisogna lottare per stabilire dominazione. È qui la festa, Zeus. Bella per tutti, manca l'ibriaco. Eccomi, sono tutto ubriaco, grande festa. Si sboccia qui? Che vieni a sbocciare al mio stand dello sbocciamento. Ha tirato su un baldacchino qua. Questo? Bisogna fare i soldi anche da dei. Pomata spalmabile del benessere. Vino dell'amore e vino dell'amore. Un vino dell'amore! Un vino dell'amore 5 euro! Sì, ti pago così. Ah! Va bene, uguale, va bene. Grazie. E Atena? Dov'è Atena? To? Dica? Bevi? Oh, grazie, ci voleva. Ciao! Garen! No. Non sono Garen, Poseidone! Pogarone, vai! Vai dentro l'arena, vai, sbrigati. Sì, anche tu, Copistos. Anch'io? Vai. Copistos, vado. Beh, anche tu, Ade, cammina, forza. Ma io vorrei una crema spalmabile, in verità. Una crema spalmabile per il mio amico fratello. E come paghi questa volta? 10 euro. Aia, per papà è gratis. Grazie, prendi. Ma che schifo di film. Ma questo posto? Questo posto è sempre... Quando vedi il vino. No, le concubine. Ah, le ho fulminate un poco. No, beh, poverine. Non c'è tempo per sollazzarci. In teoria a te piace queste cose. No, io Zeus è un porcone. Mio Dio, che schifo. Grande festa.